Oggi ci troviamo a celebrare un consiglio che non ha le ritualità di un momento commemorativo, ma è soprattutto un'aspirazione collettiva e un dovere civico che le istituzioni hanno di rappresentare i bisogni e le motivazioni che ci spingono a sentirci contro ogni ferita dell'anima e del corpo che ogni tipo di violenza nei confronti delle donne ha generato e ha continuato a generare. Franca Viola è nei libri, tra le donne che hanno fatto il Novecento, icona del primo rifiuto in Sicilia del matrimonio che ripara il disonore, della dignità, della libertà di scegliere, della ribellione alla legge non scritta che impone alle donne sacrificio e silenzio. Una signora di 80 anni, dopo una vita coniugale di vessazioni, insulti e botte, decide di denunciare suo marito. Così come la giovane serba che riesce a scappare e denunciare il marito, il padre delle sue figlie che la picchiava e maltrattava e che una volta trovatosi dinanzi ai carabinieri sottolineava in grande tranquillità che in Serbia picchiare la moglie è una cosa normale. La comunicazione pubblica offre spesso una rappresentazione distorta della violenza, proponendola come una minaccia proveniente dall'esterno della nostra normalità, opera di stranieri, devianti, frutto di patologie o espressione di culture diverse e arretrate. Tende a rappresentare la violenza come un fenomeno estremo e dunque marginalizzandolo. Infatti mi tocca e mi duole constatare come ancora oggi vi siano 603 milioni di donne, ben 125 paesi, in cui la violenza di un marito, di un padre nei confronti della moglie o delle figlie non è considerato un reato. I have personally conducted 20 reviews into the death of people who have died through domestic violence. Personalmente ho curato praticamente la rivisitazione, una sorta di studio di circa 20 casi di omicidio compiuto proprio nell'ambito della violenza domestica. In my experience it is men who use violence and who manipulate women in a controlling way to diminish their power and their individuality. Nella mia esperienza quello che appunto ho notato è che spesso gli uomini fanno in modo che quindi le donne si sentano inferiori e che comunque riescono in un certo senso a manipolarle per farle sentire tali. What I can say in every one of the reviews of the deaths that I've undertaken, per quanto riguarda appunto il lavoro proprio di rivisitazione, di studio ed analisi dei 20 casi sui quali io ho lavorato, is that communication was a problem. È che, ad esempio, la comunicazione è un problema. People simply did not talk to each other. Perché le persone spesso semplicemente non parlano le une con le altre. And we know that a woman will not wish to disclose the violence. È anche perché sappiamo benissimo che spesso appunto le donne non vogliono discutere di questo problema e quindi della violenza che subiscono. Filippo Melodia la voleva, era ricco, potente, lei poverissima. Con 12 amici lui organizzò la fuitina. La rapirono insieme al fratellino Mariano, che allora aveva 8 anni. C'era un guardiano di bestie che le aveva visti passare e non disse nulla. Mio padre, il terzo giorno, prese il fucile e cercò di uccidersi. So che questa mattina il sindaco Merola, assieme alla presidente del Consiglio Lembi, ha incontrato alcuni familiari di Silvia Caramazza, recentemente barbaramente uccisa nella nostra città, e oltre a esprimere nuovamente il cordoglio alla famiglia, ha anche ribadito l'intenzione del Comune a costituirsi parte civile nel processo. Ringrazio in modo particolare. Ringrazio in modo particolare sia i familiari di Silvia Caramazza, sia i familiari presenti di Marinello Dorici. Li ringrazio per essere presenti qui oggi. La violenza spesso coinvolge i figli e vi è anche evidenza empirica di una trasmissione intergenerazionale della violenza. Le donne che hanno assistito da bambine alle violenze tra i genitori o che le hanno subite esse stesse, da adulte sono più frequentemente vittime. Gli uomini che hanno assistito da bambini alle violenze tra i genitori o che le hanno subite essi stessi sono più frequentemente partner violenti. Le istituzioni ci sono, e non da adesso, nel sostenere le vittime, nell'attivare forme di prevenzione, come abbiamo sentito,
nel fare formazione rispetto a competenze specialistiche che il problema richiede, nel sensibilizzare. Che assieme alla violenza e alla denuncia è necessario investire in formazione a largo raggio, in risposta ad esigenze di età e di responsabilità, avendo comunque sempre come esito la considerazione e la promozione adeguata della dignità di ogni donna. La violenza sulle donne è un problema prevalentemente maschile. In ultima istanza è dalla consapevolezza e dal recupero dei maschi maltrattanti che deve essere affrontato il problema, soprattutto se vogliamo, come vogliamo, prevenirlo. Semplicemente oggi, giornata contro la violenza alle donne, ci siamo fermati insieme, anche in questa modalità, per riprometterci, guardandoci responsabilmente in faccia, di mettere ogni nostra energia perché amare una donna sia sempre e solo declinabile in termini di vita e non di morte.